La salute è essenzialmente informazione. Allora io cercai questo personaggio, ci incontrammo a Milano e parlammo per 2 o 3 ore e alla fine di quelle 2 o 3 ore io gli dissi: guarda, dici delle cose talmente intelligenti che non mi sembri neanche un medico. E lui disse e rispose: ma io non sono un medico, sono un economista. Lui era il responsabile della salute del Canton Ticino in Svizzera e aveva trovato un sistema per demistificare gli screening di massa che venivano fatti. Ad esempio lui diceva: se io faccio uno screening dicendo guardate, c'è una malattia X, no? Per la quale offriamo gratuitamente lo screening a tutta la popolazione, e tutta la popolazione risponde al questionario dicendo: ok, ci sto a fare lo screening, il 95%. Dice: poi io lo propongo in maniera diversa e propone lo screening dicendo: premesso che quella tal malattia ancora non ha trovato delle modalità per essere curata e quindi premesso tutto questo, siete d'accordo per fare lo screening? E la maggioranza, il 95%, non lo faceva e lo accettava solo il 5%. Per cui, diceva Domenighetti, la salute è soprattutto l'informazione che si dà ai cittadini. Mi onoro di far parte di questa tribù. È veramente per me un grande onore. E quindi vi porto il saluto istituzionale e anche il mio, personale. Mi congratulo in particolare con gli organizzatori per il secondo anno consecutivo dove propongono discussioni e confronti su temi tanto complessi quanto stimolanti. E li propongono, aggiungo, offrendo una lettura non convenzionale, se vogliamo alternativa rispetto al pensiero corrente. Non sta a me entrare nel merito degli argomenti in discussione, ma certo, scorrendo il programma dei lavori e partendo dal titolo stesso del convegno, non sono pochi gli spunti per seguire con interesse questo evento. La salute è essenzialmente informazione. Della gravidanza, li chiamiamo endogestazione, poi c'è il parto e poi c'è un'esogestazione, proprio per indicare quei 9 mesi così importanti che sono in continuità poi con tutto quello che è avvenuto prima. Diciamo che l'esogestazione è un po' lo specchio di quello che è avvenuto nel parto, è avvenuto nella gravidanza, e la gravidanza è un po' la premessa per il resto. E quindi, tornando all'epigenetica e sul discorso di quanto è importante sulla salute, oggi si sa, l'epigenetica riguarda, diciamo, tutti i fattori a cui siamo esposti, che sono la dieta, che sono tutti, lo stress, gli stili di vita, qualunque cosa a cui siamo esposti riguarda l'epigenetica, quindi che studia l'espressione dei geni. E faccio un esempio, che così non mi incarto, faccio un esempio su quello che è stato studiato per farvela capire. E si è visto per esempio che in gruppi di donne, studi sono tantissimi di questo tipo, che i gruppi di donne che in gravidanza hanno subito uno stress, una sindrome da stress post-traumatico, poi nella generazione dei propri bambini, hanno sviluppato una ridotta capacità di
produrre cortisolo. Quindi in realtà l'epigenetica si occupa dell'espressione dei geni, di tutto ciò che modifica i geni nel modo di esprimersi. Non so, abbiamo un gene che codifica per il cervello, sì, no, che codifica per il cervello e il fegato, hanno lo stesso genoma, però si esprimono poi dal punto di vista morfologico e funzionale in modo diverso. Per parlare di nutriterapia primordiale, chiarire un po' questa impostazione, questa visione anche non solo della medicina, ma visione dell'universo e della vita del dottor Scoglio, partiamo da... tutti conoscono la famosa frase di Ippocrate, no? Fa che la medicina sia il tuo cibo, il cibo sia la tua medicina. Allora, quando si cita questa frase, si pensa a un rafforzativo, perché sarebbe quasi pleonastico, no? Dice, fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. In effetti, questo qui entriamo già con Ippocrate, il padre della medicina occidentale, possiamo dire, entriamo già nel merito della distinzione fra ciò che si intende per fisiologico e farmacologico. Perché? Perché questa frase, quando lui dice fa che la medicina sia il tuo, che il cibo sia la tua medicina, in effetti di cosa parla? In effetti lui parla del fatto che attraverso il regime di vita e quindi la nutrizione intendiamola anche in senso più ampio, nel senso di nutrizione sia fisica che spirituale, che la nutrizione possa mantenere lo stato di omeostasi dell'organismo, quindi lo stato di equilibrio, no? Quindi rientrerebbe nel concetto che oggi viene chiamato prevenzione, no? Anche se la prevenzione viene fatta in un modo che è associato ai famosi screening di cui parlava, e non si intende la prevenzione veramente primaria, quella veramente di un ambiente sano, di una stile di vita sano. Quindi, bene, e allora sì, quindi la nutrizione garantisce che il corpo sia in buona salute, la nutrizione sana. Ma quando dice fa che che il tuo cibo sia anche la tua medicina, si entra nel concetto che oggi viene. Questo discorso dei microrganismi, anche qui Hammer rimette un po' di buon senso, perché questi microrganismi, a parte i virus, che lasciamo un po' da parte quella questione, perché non so cosa ne pensate qui, ma secondo il dottor Hammer, ma anche secondo Scoglio e tanti altri, è tutta una questione completamente campata per aria quella dei virus. Cioè, un conto sono i batteri, i micobatteri, i funghi, che effettivamente esistono, sono organismi viventi, possono essere fatti proliferare in laboratorio e tutto. Ma i virus sono una teoria, pezzi di materia morta che fanno qualcosa. Cioè, come se io ti faccio a pezzi, un tuo dito va nella bocca sua e la cambia, capisci? Cioè, come fa la materia morta a fare qualcosa? Questo me lo devono spiegare. Perché chiunque fa è vivo. Un sasso non fa qualcosa di sua iniziativa, capite? Un sasso non mi entra in bocca, io che lo prendo casomai. Quindi, lasciando perdere la questione di virus, però anche i microrganismi in generale non sono il colpevole. È vero che spesso quando uno ha la bronchite o uno ha la polmonite si possono notare questa proliferazione, ma questo non vuol dire che è la causa. Ha fatto per esempio famoso Tropiano, che è un divulgatore della medicina di Hammer e anche di altro ultimamente, e diceva giustamente: se un alieno viene sulla Terra e cerca di capire la causa degli incendi e vede un incendio che c'è un po' di gente di vario tipo e poi i pompieri, poi vede un altro incendio che c'è altra gente diversa ma sempre i pompieri e così via, a un certo punto potrebbe pensare che i pompieri sono quelli che provocano l'incendio. Non provocano l'incendio, sono lì in quel momento, no? Beh, sì, chiaro. Quindi con questa
Allora, per quel che riguarda Maria, non potrete mai sentire nessuno che parli di Dante come ne parla lei e le cose che dirà. Per quel che riguarda Adele, non ho neanche gli aggettivi, perché io lei è il mio mentore, io frequento la sua scuola di teatro evolutivo, evolutivo mica tanto, visto che sono scemo tanto quanto... Vabbè, sto scherzando ovviamente. Poi faccio dei corsi sulla libera università, insomma, alcuni, non dico tutti, ma alcuni qui non sanno esattamente chi hanno di fronte, quindi è bene, viene a raccontarci un po' di te. C'era di mezzo Pitagora, tutti sanno, almeno da 200 anni, che Dante era un grande pitagorico, quindi non è nessuna novità. Soltanto che io con i valori metafisici del numero pitagorico da 1 a 12 ho giocato, stavo giocando con il poema, e ci ho giocato per 13 anni, quindi non è stato un giochetto veloce. Però in questi 13 anni mi sono venute in mano delle cose sconvolgenti, per esempio che Dante ha diviso, e questo lo sappiamo, il poema in 4 poemi, quindi c'è un poema letterale, un poema allegorico, un poema filosofico e un poema anagogico. Anagogico significa vieni qua che ti faccio salire per piacere, per piacere. In chi? No? Che stai a fare? A perdere tempo? A perdere tempo con i letterali, con gli allegorici, con i metaforici, con i ghibellini? Ma basta, pensa a te, pensa a te. Lui che ci chiama per la prima volta, lettore, vieni, guarda, vedi che sta succedendo, lettore, guarda che mi sto sposando, sei invitato alle mie nozze, lettore, guarda cosa sto guardando, che è terribile quello che sto vedendo, lettore, tutti noi. Oggi è il quarto livello anagogico, è proprio questo, vieni qua che ti racconto che cos'è la vita, che cos'è veramente e come ci dovrai sbattere i denti e la fronte su questo muro, però te lo voglio evitare, ti vorrei evitare questi dolori, quindi se mi leggi però devi andare a scavare. Anagogico, tutti l'hanno cercato il livello anagogico, sono 700 anni che cercano disperatamente il livello anagogico e quindi lo cercano nelle parole, nei versi, negli endecasillabi. Ah, ma sarà questo il luogo in cui anagogicamente ci parla, eccetera. Già con un primo livello di concimazione chimica, l'immagine tende a scoppiare, quindi si disorganizza. Con il livello superiore vedete che si formano già tantissimi puntini e questo è l'immagine col terzo livello di concimazione. Quindi potete vedere esattamente l'effetto della concimazione sulla formazione, su questo fatto della disgregazione della forma. C'era una domanda? Solo concimazione? No, però forse è meglio farle dopo. Va bene, andiamo avanti. Passiamo al frumento duro, frumento, quindi triticum durum, varietà antiche. Questo è il senatore Cappelli, lo conoscete tutti, un frumento stupendo anche da un punto di vista estetico, con le spighe nere, bellissimo. Metodo di coltivazione biologico, guardate la incredibile simmetria di questa immagine. Questo è il pietrafitta in coltivazione biodinamica, non sto più a ripetervi le stesse cose, potete vederle da soli. Andiamo avanti, varietà moderne di frumento duro. La cultivar Claudio, metodo di coltivazione convenzionale frammentato, solo delle piccolissime forme dendritiche. Sempre cultivar moderna, Anco Marzio, in biologico, comincia a fare dei dendriti. Quindi, pur essendo una varietà moderna, però in bio la cosa migliora. Andiamo avanti. Frumento orientale.
il triticum turgidum sottospecie turanicum, che è il grano Corosan, che conoscete tutti con il marchio commerciale Camut, e in biologico vedete la bellezza di questi cristalli che otteniamo. Io mi occupo sia di agricoltura biodinamica, che è l'agricoltura che vi ha fatto vedere Lucetta, perché è molto bello, perché l'intervento che ha fatto Lucetta ci permette proprio di vedere queste cose e di collegarle un po' anche con l'essere umano. Il mio interesse principale è proprio l'essere umano, anche quando ci incontriamo con gli agricoltori, facciamo i corsi, facciamo progettazione, mi interessa capire e aiutare l'essere umano. Voi non so se siete abituati a parlare con gli agricoltori, ma l'agricoltore è un personaggio un po' particolare, sono pochissimi ormai, il 3% della popolazione, per cui dobbiamo tenerceli pure cari, perché sono sempre meno. È difficile passare da convenzionale a biodinamico, è un processo interiore molto complicato, e quindi facciamo anche arte, pittura, facciamo disegno con gli agricoltori, perché questo aiuta l'essere umano nei suoi processi. Allora, nutrire è da una parte alimentare fisicamente, dall'altra dare anche qualcos'altro. Abbiamo già visto nei cristalli di Lucetta, che poi vi riprenderò, che cosa c'è nel cibo oltre alla mera materia, oltre alle molecole. Che cos'è che tiene insieme tutto questo? Allora, intanto vi ho portato un Raffaello, una cosa semplice, un Raffaello, perché diciamo così, l'artiterapia o comunque il creare benessere attraverso l'arte è una cosa che si fa da sempre. Io vi ho portato Raffaello, ma potremmo risalire veramente molto molto indietro. Ogni tipo di arte ha un effetto diverso sull'essere umano. Però mi piaceva anche farvi fare... L'università più antica del mondo di Bologna, tutti i dottoroni in rivolta contro Cesare Mattei, che è stato veramente, anche ai giorni nostri, è stato volutamente dimenticato dalla storia, proprio per questo problema. Lui non è andato a studiare all'università come tutti gli altri, ma ha studiato, diciamo, tra virgolette, come autodidatta. La dedica è bellissima, la dedica. Sì. Certo. Era una cura rivoluzionaria, anche perché costava veramente poco, pochissimo. Vi ho detto che con un grano ci si curava un giorno, solitamente, la dose per la prima diluizione in un bicchiere d'acqua, e avevo fatto dei calcoli che poi sono tutti esplicitati nel mio libro, insomma, per far capire che comunque con un centesimo, con una... 4 centesimi di euro di oggi convertiti con un convertitore speciale si prendevano 10 grani, quindi si poteva curare per 10 giorni. Questo per dire comunque che era una cura molto molto economica. All'inizio lui dava tutti i rimedi gratuitamente, poi si è accorto che c'erano dei filantropi, tra virgolette, che prendevano i suoi rimedi e li rivendevano a caro prezzo, e quindi ha iniziato a far uscire un piccolo listino prezzi del solo vetro, e poi è un po' cresciuto, ma sempre era una cifra veramente che chiunque poteva permettersi. Chi non riusciva comunque a permettersi la cura veniva curato gratuitamente, quindi gli indigenti poverissimi che andavano da lui per essere aiutati venivano sempre comunque aiutati. Cosa interessante è che si veniva fatto anche il pane della salute, questo pane con farina e antiscrofoloso 1 che veniva fatto a Londra. Differenze tra omeopatia ed elettromeopatia, perché il nome trae molto in inganno. Uno pensa che sia semplicemente un'omeopatia con l'elettricità davanti. È vero che lui ha sfruttato gli studi di Hahnemann e quindi ha preso, diciamo, come cardine il principio dei simili.